solo nel settore delle energie rinnovabili, ma anche grazie a vere e proprie nuove figure professionali. Facciamo consegne, anziché usare però furgoni ingombranti o rumorosi motorini, noi utilizziamo delle ecologicissime, silenziose, poco ingombranti biciclette. Pony Express a impatto zero. Anche così a Milano si fa avanti la cosiddetta green economy, che punta a produrre e consumare rispettando l'ambiente. È questa, dicono gli esperti, la strada per uscire dalla crisi economica e rispondere alle emergenze ambientali. Tra 100 e 250 mila posti di lavoro entro 10 anni solo nelle energie rinnovabili. La stima per il nostro paese, con un forte sviluppo di nuove professioni. Abbiamo individuato comunque 54 nuove figure professionali suddivise per questi comparti, appunto. Le biomasse, il fotovoltaico, l'eolico, alcune figure sono anche delle figure trasversali che si identificano nei vari appunto settori. È il momento degli avvocati ambientali, dei manager dei rifiuti e degli ecoarchitetti. Green jobs, professioni verdi, i mestieri di domani. Una svolta irreversibile, secondo Vandana Shiva, un'autorità in fatto di sensibilità ecologista. L'economia verde deve puntare su produzioni a qualità elevata ma con il minimo impatto ambientale. In una parola, dice, è necessario mettere la terra al centro di tutto.